patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo Mi preparo con voi all'italiana. Perché di solito, cos'era quel coso che ho fatto? All'italiana. Perché di solito è quando faccio i Get Ready With Me, quindi all'americana li faccio con la canzone di fondo, senza voice over, senza cicere, ecco. Quindi i Get Ready With Me saranno solo con musica e i Mi preparo con voi saranno quelli chiacchierosi, quindi con me che parlo mentre mi trucco con voi. E ho fatto questo trucco, è molto semplicissimo. L'ho fatto perché devo filmare un altro video haul gigantissimo, giganterrimo, e quindi ho detto devo truccarmi perché non posso fare il video struccata perché faccio paura. E quindi mi trucco, ho detto vabbè, mi riprendo mentre mi trucco, così parlo un po' con voi e vi spiego le ultime news. Omettendo quelle del compleanno perché mi sono totalmente dimenticata, me ne sono accorta adesso, però vabbè, ve lo dirò nel prossimo video come è stato il mio compleanno. Comunque niente, adesso vi lascio il video, spero vi piaccia. Allora, ho già iniziato a stendere sulla mia faccia piena di brufoletti e cicatrici di brufoli il correttore di Kiko, che sarebbe questo qui, il Color Correction, la palettina praticamente con 5 correttori all'interno, che è strafinita e stravecchia. Era rimasto un po' di quello viola, più di tutti, e l'ho utilizzato per coprire le magagnette. Vado ad applicare adesso il fondotinta, utilizzo lo Studio Fix Fluid SPF 15, nuovo acquisto da MAC. Lo vado ad applicare su tutto il viso con il pennello di Sedona Lace, il 928, che sto adorando. E cosa dire, allora, ho iniziato a lavorare, ho iniziato la settimana ieri, perché appunto ero in ferie, come sapete, cioè mi sono presa 2 settimane di ferie e quindi non ho lavorato. Poi sono stata con Giulia a Ottaessio, avete visto insomma i video, i vlog, tutto quanto, dove praticamente appunto mi sono rilassata con Andrea. Non siamo andati da nessuna parte come vi avevo già annunciato, però niente, mi sono rilassata un sacco stando a casa perché ci voleva. Anche solo avere del tempo per se stessi fa un sacco bene, cioè ti fa proprio staccare. Nell'altro Mi preparo con voi mi ero lamentata in questo video, non voglio lamentarmi perché non mi va più di rattristarvi e comunque di rattristarmi, perché poi comunque chi guarda il mio video ovviamente si sente in dovere di commentare, dire ma di cosa ti lamenti eccetera eccetera, come è successo, ma non c'è problema, cioè nel senso, la gente ovviamente conosce la mia vita fino a qua, cioè fino a YouTube, chi mi guarda. Ovviamente chi poi ha la possibilità di conoscermi al di fuori di YouTube può conoscere la vera Gloria, cioè non che questa non sia vera, ma l'altra parte di Gloria che a YouTube non do a vedere perché comunque sono fatti privati, se soffro non lo voglio far vedere, se sto male, se ho problemi eccetera eccetera non lo voglio far vedere, perché comunque è un canale che non tratta di tristezza, ma voglio far sorridere almeno qualcuno e far staccare le persone dalla propria vita, quindi sono felice di far questo tramite i miei video e quindi non mi lamenterò. Anzi, parlerò di cose belle, ossia di cose frivole, di trucchi. Mi sono stati regalati un sacco di trucchi da Daisy, da Otta e Giulia quando sono venute a trovarmi. Insomma, piano piano vorrei farvi rivedere nel corso dei miei video e credo li includerò nel prossimo haul che caricherò. E non so se caricherò prima l'haul o prima questo Mi preparo con voi, insomma dipende nella fase del montaggio quale mi risulta più facile da montare. Comunque io continuo con correttore e cipria, utilizzo l'Ophidra che mi ha regalato Daisy, la Bourjois che mi hanno regalato Otta e Giulia non la utilizzerò perché è leggermente più rosata rispetto a questa, che è più giusta in questo periodo del mio incarnato, e questa qua è un po' troppo scura, quindi fino a che non mi abbronzerò un pelino, ma giusto un cicinin, non la posso utilizzare perché mi macchia leggermente il volto. Come correttore solito gli Instant Anti-Aging di Maybelline. Però abbiate passato un Ferragosto carino e ci siamo divertite tanto, insomma l'avete visto nel video. E anche se Ferragosto, cioè, per me non è una vera e propria festa, mi sono divertita un sacco anche all'incontro di Milano, ci tenevo a ribadirlo anche in questo video, dato che nell'altro non ho lasciato troppo spazio a cicere, però ci tenevo proprio a ringraziare qui in questo video le persone che sono venute all'incontro che abbiamo fatto a Milano, perché è stato veramente molto molto bello. Ho parlato con un sacco di ragazze e con un sacco di patatine e abbiamo riso un sacco, ho fatto un sacco la deficiente e mi sono proprio fatta riconoscere, però veramente è stato bellissimo vedervi tutte lì. E cioè anche il fatto che voi pensavate, insomma, di quando mi vedevate, no? C'erano alcune ragazze che erano tutte emozionate, avevano quasi paura a parlare con me. E io avevo paura a parlare con loro dalla mia parte, perché loro avevano paura a parlare con me, cioè nel senso mi mettevano i loro panni e dicevano, ma perché sono così con me, no? Quindi, cioè, sapere che voi mi vedete come una sorta di
non lo so, di idolo, cioè mi fa veramente strano e non voglio però che fate così, perché comunque io non sono nessuno, cioè nel senso, come ha fatto, come ha detto Otta nel suo video, noi non siamo nessuno, almeno per quanto riguarda noi che lo diciamo, io non mi sento nessuno a far video, cioè mi sento una ragazza che fa video, che ovviamente poi viene guardata e viene apprezzata o no, insomma, cioè viene guardata, non mi sento la ragazza che fa video, quindi solo io tutto quanto, cioè non me la sento d'oro e non mi comporto come tale, ecco. Quindi da una parte mi fa proprio strano vedere le ragazze che mi dicono "Dio, ti ho visto per strada, non ho avuto il coraggio di salutarti". Cioè, dico, ma perché? Alla fine mi conoscete, sono una ragazza normalissima, è come se avete visto la mia foto sul cartone del latte e dite, oh, quella lì, quella del cartone del latte. Cioè, è una cosa tranquilla, capito? So che fa strano e direte, vabbè, ma non è vero, perché comunque è sempre un'emozione vedere qualcuno che segui su YouTube dal vivo. Ci sta, però non pensate che io sia un gradino più in alto a voi, io sono semmai sotto anche di voi, perché sono veramente, cioè, sono veramente timida, sono veramente anche io con mille difetti. Non sentitevi inferiori rispetto a magari a chi fa video, perché comunque se voi associate la persona che fa video agli zeri, che ha come iscritto e come visualizzazioni sbagliate, perché dovete pensare a quella persona come una persona, non come a quanti iscritti ha, cioè, capito? Non la trovo giusta questa cosa, anche perché per me veramente una persona vale l'altra, mi piaci, non mi piaci, non, a prescindere da quanti iscritti ha. E questa cosa molte invece non la guardano e dicono no, quella lì c'è iscritti, c'è tanti iscritti, oddio è famosa, quando la incontro so già che piangerò, ma perché? No. E queste cose veramente non le capisco. È vero, fa effetto anche a me, cioè io quando ho incontrato agli incontri, come vi ho menzionato nel video tag, le persone che comunque seguivo su YouTube o che avevo visto, che comunque erano più alte di me, faceva strano, è vero, fa strano, ma non è che io cioè in quel momento mi senta inferiore a loro, anche se poi sotto sotto diciamo sì, vabbè, ma sono famose veramente, ma non, cioè, ciò non toglie che quella è una persona come noi, cioè ha le stesse nostre cose, cioè fatta uguale a noi, fa la cacca allo stesso modo, cioè sono tutte cose che veramente poi uno ci pensa e dice ma perché è vero uno deve fare di una persona un idolo, cioè è vero, magari ti può piacere, ti possono piacere gli aspetti di quella persona e poi adorarla sotto quell'aspetto, quindi magari è vero, ti emozioni perché dici oddio quella persona io la adoro talmente tanto che mi fa emozionare, quello ok, però non pensate che se una persona fa video su YouTube allora è una star in tutto e per tutto, allora deve essere trattata così o allora deve essere, cioè non so come spiegarmi. Comunque adesso vado a tingermi le sopracciglia utilizzando non utilizzo questo qua perché non lo so, oggi le voglio fare più chiare. Io utilizzo quello che avevo utilizzato Otta quando era qui a casa mia, dalla palette Ital Cosmetici, che è questo color caramellissimo, e me l'ha fatto notare Otta perché mi fa guarda che questo è perfetto per le sopracciglia, io quindi lo utilizzerò, anche se per il mio colore di capelli non ci azzecca un cavolo, però comunque me le schiarisce giusto un pelo e me le dà un po' sul tono rossiccio che ci stanno rispetto comunque alle marroni scuro. Allora, dicevo, non posso fare l'ipocrita, è bello essere viste come un idolo per qualcuno, cioè è proprio bella come cosa, però da una parte è brutto pensare che le persone si sentono inferiori vicino a te, no, non dovete farlo. Io ringrazio tutte le patatine che sono venute, ero stra-emozionata più di voi, credetemi, anche se non lo davo a vedere, ma io quando inizio a fare la cretina, cioè, chi c'era sa, quando inizio proprio a fare la deficiente, a sparare battute, a ridere, a fare la cogliona, è proprio perché si scatta una molla dentro di me che dice, ok Gloria, non far vedere che sei emozionata, fai la deficiente, allora faccio la deficiente. Ok, dopo aver fatto ciò, utilizzo lo stesso caramello nella piega, perché voglio fare un trucco stranaturale e applicare le ciglia finte, proprio sciallo. Prima di todos applico il paint pot di MAC che Giulia mi ha fatto scambiare col suo perché mi era rovinato, e la patata mi fa no, ti do il mio che bello nuovo, dai. Quindi l'ha scambiato, nonostante io continuassi a dirle no, lei l'ha scambiato. Non ci sono storie con Giulia, sto cambiando completamente stile. Sto utilizzando un color champagne, cos'è sta roba? Un color champagne sulla palpebra mobile, sempre dalla stessa palette. Sono indietrissimo con i video, questo già lo saprete perché ho caricato i video che avevo lì da caricare,
Però devo fare un sacco di video, tra cui purtroppo, dico purtroppo, so che a voi non piacciono, cioè almeno ad alcune di voi non piacciono, e sono le collaborazioni. E me ci sono perché, cioè nel senso, io detta proprio papale, ricevo roba a gratis, ovviamente in cambio la devo far vedere, quindi mi tocca fare video per questi China, Giappo, English, American persone che attendono questi miei video, perché giustamente loro dicono: noi te l'abbiamo regalata la roba, tu la vuoi far vedere o no? Quindi io devo fare sto benedetto video. Mi spiace perché a tante dan fastidio sti video, ma purtroppo devo farli, che vi devo dire? Se avessi un altro canale solo per le collaborazioni avrei fatto i video solo lì, però purtroppo non si può perché loro vogliono i video su questo canale. Dopo aver messo il caramello nella piega in modo molto bland, sono direi pronta per mettere un colore chiaro sotto il sopracciglio. Stavolta non utilizzo lo champagne ma un bel bianco, e poi vado ad applicare le ciglia, che ovviamente taglierò questo pezzo e mi metterò le ciglia, quindi ci vediamo dopo. Boom, eccomi qua. Adoro il set da 10 della Born Pretty Store, le Crimson Eyelashes. Allora adesso vado ad utilizzare nella parte inferiore con pennello a penna, con la mia I Heart Chocolate, che la sto, sapete, amando, utilizzo il borgogna, quello What A Way To Go, nella parte inferiore, perché è praticamente un vinaccio a borgogna bellissimo. E intanto che si asciuga la colla delle ciglia, vado ad applicarlo nella rima inferiore facendo un bel rigo grosso che poi andremo a sfumare. Dopo aver messo questo vinaccia che mi farà gli occhi tipo così a pesce, lo vado a sfumare con un pennello da sfumature. Dove sei? Dove sei? Ora metto la mia casual nera della NEE Me Makeup. Sfumo anche essa con il pennello a penna. Adesso vado ad applicare il mascara, riutilizzo il solito, che tutti mi chiedete che mascara usi quando faccio anche le foto su Instagram, che mi vedete questo ciglione. Quando voglio l'effetto ciglia lunghe, fittissime, utilizzo il The Real Mascara, che è uno tra i miei preferiti, perché da quando l'ho provato non riesco ad utilizzarne altri. Li utilizzo ovviamente perché mi piacciono anche gli altri, però il The Real mi fa un effetto veramente ciglia finte, bellissimo. E oggi ho deciso di fare il video, di prendermelo per me. Tra l'altro devo anche stirare due pigne di cose, poi devo uscire con mia madre a fare delle commissioni, tra cui prendere anche le mie pillole. Volevate un aggiornamento Miranova, ossia la pillola chiamata anticoncezionale che prendo, ma la prendo proprio per un fattore di ormoni, che ce li ho tutti sballati e non mi fanno arrivare il ciclo, eccetera eccetera. Queste cose, per chi mi segue da tanto, da più di un anno, le sa. Se non le sapete, vi lascio l'aggiornamento, il primo aggiornamento nell'info box, il video. E io praticamente ormai è un anno che prendo questa pillola e me le devo far cambiare perché sto avendo dei problemucci già da un bel po' di mesi a questa parte. Solo che sono talmente pigra e non voglio dare i soldi alla mia ginecologa, perché ci sono altre cose prima, che appunto non ci sono ancora andata. E non mi sto trovando per niente bene, perché sono più isterica di prima, ma me lo sento proprio. Piango per niente, ma proprio per niente. Cado spesso non in depressione, perché come vedete la mia faccia non è in depressione, perché altrimenti non riuscirei neanche a filmare un video sorridendo. Però ci sono dei momenti proprio che piango, proprio mi rinchiudo in bagno e piango come una cretina. Senza motivo, penso a cose tristi e piango. E io non ero così, cioè io... Ma dicevo, chi se ne frega? Cioè, me ne fregavo tanto di queste cose. Adesso non sono più così. Mi spiace perché me la prendo davvero per tutto. E ne parlo per giorni. E mi sento proprio che da quando prendo la pillola sono peggiorata. Utilizzerò solo il blush senza contouring perché non mi va. Utilizzo il nuovo Dolly Mix di MAC. Adoro! Un nuovo acquisto quando ho fatto l'incontro. E come illuminante, ovviamente, il mio amatissimo Mary Lumanizer. E niente, dicevo, non mi va. Cioè, non mi piace proprio. Per questo non lo so. Ho anche proprio problemi legati agli ormoni. Non me li sta facendo. Cioè, non sono migliorata per niente, anzi, semmai sono peggiorata. Il dosaggio è veramente molto basso, quindi credo sia proprio per quello che non mi aiuti questa pillola. Cioè, parlando proprio in ambito donna, quindi maschietti, tappatevi le orecchie, il ciclo mi arriva preciso, però non mi arriva, nel senso che faccio un giorno, il secondo giorno di ciclo, poi basta, e neanche abbondante, anzi. Quindi questa cosa è preoccupante perché vuol dire che il mio corpo non scarica, quindi sto facendo, cioè mi sento veramente gonfia, cioè mi sento gonfia proprio per quell'aspetto. Poi vabbè, grazie ai 30 Day Shred, al Tiny Tea e tutto quanto mi ero sgonfiata, però
io perennemente mi sento gonfia per questo fatto qua, cioè ho la pancia veramente lievitata quando si avvicina la fase premestruo, ecco, e i brufoli fuoriescono in una maniera pazzesca e non so più che cavolo fare veramente, i peli, cioè che palle, non ce la faccio più davvero, voglio una pillola che mi aiuti a migliorare. Quando me la sentirò da regalare andrò dalla ginecologa, però non posso smetterla proprio perché almeno così le mie cose mi arrivano anche se non mi durano, però in questo, cioè se la smetto peggiore basta, perché io proprio l'ovaio policistico ed è, cioè, malato, quindi non è che la prendo perché è un anticoncezionale la pillola, la prendo perché ho bisogno proprio di prenderla. Caldo! Cioè non fa caldo, però ho caldo. E niente, allora questo era il trucco finito. Sulle labbra ancora non so cosa metterò, adesso vedrò quando girerò il prossimo video che rossetto metterò. Ok, sulle labbra ho utilizzato l'acqua rouge di Make Up For Ever che mi hanno regalato Giuliotta. Muah, ciao patatone mie. Tra l'altro oggi, il 27 agosto, da quando caricherò il video, è il compleanno di Otta, quindi auguri patatona! Tu hai fatto me gli auguri, io faccio te gli auguri tramite video. Mi hanno fatto un regalo bellissimo, volevo ringraziare anche Joe Cosmetici. Ho pensato di farmi un video dedicato per il mio compleanno dove fanno gli auguri Rosso, Magenta, Giulia, Otta, Mia, Edo di Star Fashion Makeup, Dada, cioè sono rimasta veramente benissimo, non me l'aveva mai fatto nessuno un pensiero del genere, quindi grazie. E grazie per questo, come tutte le altre cose che lo sto provando oggi, cioè è una tinta veramente bellissima e da una parte invece c'è il lucido, quindi non so se metterò il lucido perché mi piace questo effetto matte. E niente, questo era il mi preparo con voi, spero che vi abbia fatto piacere un po' sentirmi parlare tantissimo tra l'altro come sempre, e niente, io vi lascio al prossimo video che lo registrerò praticamente adesso, sarà un po' lunghino anche quel video quindi spero non vi annoi, però veramente ci sono un sacco di vestiti che vi devo far vedere e volevo infilarci i nuovi prodottini di MAC che ho comprato e i regali da Daisy e Giuliotta del compleanno, quindi veramente guardatelo se vi va di vedere un po' di cosine make-upose e fashion. Vi mando un grosso bacio. Ciao patatine e patatini!